grazie a tutti di essere qui presenti. Iniziamo la presentazione del libro La bellezza di resistere. Yeah! Con Francesco Casvader e Federico Miglianti dell'associazione Fratello che Resiste. E iniziamo dalla presentazione di quella che è l'associazione, di quello che è la storia del Fratello che Resiste del 25 aprile. Non so chi... Partiamo dal presidente dell'associazione? Ok, partiamo da Francesco. Allora, la storia di Fratello Resiste inizia con queste feste per il 25 aprile che nascono in modo quasi spontaneo, con dei piccoli gruppi che sulla strada decidono di fare delle iniziative, insomma, per commemorare la giornata della liberazione, tra cui c'è anche appunto l'esperienza del coro resistente, che poi è uno dei trade union di tutte le edizioni. Di anno in anno c'è stata una partecipazione sempre più grande nell'organizzazione della festa, che si è ingrandita sempre di più sia come partecipazione sia come iniziative, quindi insomma da quella che era magari una piccola commemorazione solamente nel momento della posa della corona per renderla un po' meno istituzionale, si è passati ad un qualcosa che ha preso sempre più spazio e tempo nel corso della giornata del 25, fino addirittura nell'ultima edizione a strabordare, come poi voi ben sapete perché insomma, siete parte della squadra, anche nel 24. Questo ha comportato che negli anni quella che era un'organizzazione molto snella e spontanea è passata a diventare un'organizzazione che passava per un comitato di scopo, quindi diciamo un'autoconvocazione di tutte le forze, di tutte le teste che volevano portare idee e contributi nella festa. E poi questo tipo di modalità, quando la festa ha continuato ad ingrandirsi e diventare diciamo complessa anche da un punto di vista organizzativo, è diventata anche quella stretta, e nell'ultimo, diciamo subito prima della pandemia, quindi dopo l'edizione del 2019, il gruppo diciamo più fattivo, più legato alla strada, quindi il gruppo diciamo fratelliano di tutta quella che è l'organizzazione della festa, ha deciso di fondarsi come associazione, come APS, questo per sia motivi logistici, burocratici, eccetera, eccetera, ma anche perché effettivamente attorno a Fratello Resiste poi sono nate tante iniziative, cioè diciamo che è diventata anche una modalità per organizzare iniziative sulla strada nel corso di tutto l'anno, quindi chiaramente un'organizzazione a comitato di scopo che nasceva e si scioglieva diventava un pochettino stretta per quello che era diventato tutto quanto. Chiaramente poi diciamo che la prima edizione di Fratello Resiste effettivamente in presenza, con la presenza dell'associazione, è stata quest'ultima edizione, perché l'associazione è nata subito prima che scoppiasse il Covid. Il tipo di modalità organizzativa per quanto riguarda la festa è rimasta la stessa, cioè comunque la festa del 25 aprile in Fratello nasce da un percorso che parte mesi e mesi prima e che passa attraverso delle assemblee pubbliche, dei momenti quindi di incontro in cui tutti quelli che dall'esterno vogliono venire a portare idee, a portare contributi, a offrire il loro aiuto possono partecipare, possono proporsi, e questi momenti qui sono quelli importanti per arrivare alla costruzione del programma. Sì, appunto, perché Fratello che Resiste non è soltanto, cioè il 25 aprile al Fratello non è soltanto una giornata di festa, birra e quant'altro, ma è anche una vetrina preziosissima per tutte quelle associazioni e realtà politiche
che hanno uno spazio e appunto richiedono un banchetto. E non so quante associazioni, quanti banchetti si fanno richiesta più o meno durante per il 25 aprile? Allora, l'ultimo anno non ho seguito i banchetti, quindi non ho un dato preciso. Diciamo che negli anni precedenti la pandemia c'erano tra i 60 e gli 80 associazioni, più o meno, o forse anche più, non so. A queste poi si univano i collettivi, i gruppi informali, chi arrivava dal corteo antifascista, artigiani resistenti, contadini resistenti, quindi forse sì, in effetti anche di più. Sì, perché quello che viene, la critica che viene fatta delle volte su quello che è il fratello che resiste, che è la festa dei bar, però diciamo che è una vetrina unica, è un momento di visibilità estremo per tutte le realtà che lottano durante l'anno, che hanno quella possibilità di raggiungere un pubblico vastissimo e anche di fare un autofinanziamento che le permette poi di sostentarsi per tutte le attività dell'anno. Su questa critica, te come la cosa rispondi a chi fa questo tipo di critica? Posso dire parolacce? Sì. No, vabbè, allora, a parte che mi piace molto il fratello che resiste, questo che è spuntato, vabbè, allora, è il fratello, cioè il fratello è comunque una strada dei locali, delle osterie, e quindi io personalmente sono sempre stato nei dibattiti che ci sono stati su questo discorso qui, molto, molto diretto nel dire che secondo me è impossibile prescindere dal fatto che quello è un lato della strada e che il 25 aprile, che è un momento di festa, chiaramente viene vissuto anche in senso liberatorio, e quindi chiaramente chi viene in fratello viene anche per festeggiare. Festeggiare vuol dire bersi una birra e tutto quanto. Quello che secondo me è sempre stato uno dei punti di forza della festa, allora io credo che, allora, queste critiche le ho sentite muovere un po' da sinistra e un po' da destra. Da destra sinceramente chi se ne frega, perché adesso che Bignami venga a dire ah, questo non è così che si commemora la liberazione, allora vieni, partecipa e spiegaci tu come dobbiamo fare, insomma. Da sinistra dispiace un po' di più, è vero che tutte le voci che hanno criticato la festa da questo punto di vista sono voci che non hanno mai visto, non hanno mai fatto parte, non sono mai state parte attiva, o quasi tutte, però qui poi entreremo in discorsi, insomma, un pochettino più gossipari, non sono mai stati parte attiva del percorso che porta alla costruzione della festa. Perché se uno sa come nasce il fratello resiste e che cosa c'è veramente dentro, e non viene semplicemente il 25 aprile a farsi un giro alle 3 di pomeriggio, capisce che comunque il contenuto c'è. Secondo me una delle forze che ha è che riesce innanzitutto a tenere insieme realtà, idee e situazioni che non ho mai visto stare insieme in nessun altro contesto, e questa probabilmente è un'alchimia che in modo anche molto delicato si è sempre riuscito a tenere. E l'altra cosa è che a me piace a me personalmente piace l'idea che il 25 vengano in strada delle persone che magari non hanno neanche mai votato a sinistra, che magari hanno delle idee molto confuse della liberazione, perché comunque è un modo per cercare di veicolare un messaggio. Se anche una piccola parte di queste persone prende un volantino, un banchetto, ascolta un contributo dal palco, torna a casa con una pulce nell'orecchio, allora vuol dire che comunque un messaggio l'hai fatto arrivare, e un messaggio l'hai fatto arrivare a persone che non sono quelle che tanto comunque lo sai che sono dalla tua parte. Questo ovviamente al prezzo di avere un grande carnevale, magari soprattutto da una certa ora del pomeriggio in poi, però insomma è anche la festa della liberazione. Io non credo che i partigiani sarebbero scontenti nel vedere che ancora adesso il 25 aprile si festeggia ubriacandosi tutti insieme in strada e ricordandosi insomma i valori che ci hanno trasmesso. Non so se ti volevi aggiungere qualcosa su questo tema.
sui bar. Allora, i bar, come ha detto Francesco, sono una componente della strada e dopo, da edizione a edizione, il loro contributo magari è un po' cambiato, però soprattutto nelle prime edizioni i bar hanno sempre partecipato molto attivamente, no? C'era chi organizzava il torneo di briscola, chi organizzava il torneo di biliardino affittando i biliardini, chi organizzava i gruppi di disegno per i bambini, eccetera. E dopo è chiaro che dipende molto dal singolo commerciante, dal singolo barista, cioè come in tutti i posti, c'è chi partecipa più attivamente con un certo spirito e chi invece partecipa solamente così, un pochino più per fare profitto, ma è normale, insomma. Certo che il Pratello senza i bar non ci può stare, nel senso che è la via delle osterie e dei locali notturni, e quindi è normale che quel giorno anche loro ci siano, anche loro partecipino a modo loro, insomma. Sì. Comunque, giusto per aggiungere, questo libro qua parla delle uniche due edizioni del Pratello Resiste con i locali chiusi, quindi insomma. E veniamo infatti al libro che stiamo presentando, ossia il Pratello che resiste parte dal 2009, no? All'incirca i festeggiamenti dal 2008, i primi festeggiamenti in maniera più o meno organizzata partono dal 2008, e è sempre stato un crescendo. E io, rivedendo le foto dei 25 aprile, anche di 6 anni fa, mi sono reso conto di quanta poca gente ci fosse rispetto all'ultima edizione, che è stata devastante, ma comunque c'è sempre stato un crescendo della partecipazione, finché non è arrivata questa pandemia. E con l'avvento della pandemia, come durante il 25 aprile, com'è cambiata, cosa è successo esattamente? La pandemia ci ha colto come tutti molto di sorpresa. Avevamo già presentato praticamente tutte le domande per fare la festa, avevamo già ordinato e pensato alle magliette che tutti gli anni utilizziamo, insomma, come fonte di autofinanziamento, e quindi come tutti siamo rimasti così un po' bloccati, no? Sorpresi da una situazione che non si era mai verificata prima. La pandemia rispetto alla festa comportava, diciamo, secondo me, due problematiche principali. La prima era quella che ovviamente la festa non si poteva fare, in strada non si poteva andare. La seconda era quella di impedirci, apparentemente, insomma, di fare partecipare le persone, no? Che la partecipazione per noi è sempre la cosa più importante. Parallelamente, così per ricordare un po' cosa succedeva nei primi giorni di pandemia, c'era un po' il paradosso di dover in qualche modo omaggiare la liberazione a fronte di una situazione invece di fortissime restrizioni mai viste prima, no? In quei giorni, se vi ricordate, spero che vi ricordiate, non si poteva uscire di casa, se si usciva di casa bisognava girare tipo con un foglio in tasca del Ministero degli Interni, dove si autodichiarava il motivo, insomma, della propria presenza in strada, eccetera. Ed era diventato tutto molto pesante per tutti, no? Io mi ricordo che uscivo di casa e cercavo di avere sempre in testa cosa dire a chi eventualmente mi fermasse, eccetera. E quindi, insomma, c'era questa in questa situazione festeggiare, omaggiare, ricordare la libertà, sinceramente, non era una cosa semplice, no? E quindi niente, così abbiamo eravamo molto persi, diciamo, non sapevamo cosa fare. Poi così, molto per caso, guardando un telegiornale, abbiamo visto un servizio riguardante le celebrazioni religiose in Cina,
dove appunto era scoppiato prima il lockdown, eccetera. Abbiamo visto che durante queste celebrazioni chi voleva partecipare e ovviamente non poteva farlo di persona, inviava al luogo di culto la propria fotografia, che poi veniva messa, non so, sulle poltrone, sulle sedie della chiesa, eccetera. E da lì abbiamo pensato di accoppiare pare l'idea, insomma. L'idea è piaciuta, nel senso che è vero anche che, ripeto, in quei giorni non si poteva fare niente, e quindi da una parte è stata forse una, se non l'unica, una delle pochissime cose che sono state organizzate in città, forse la prima, non lo so, adesso non voglio dire cavolate, però più o meno sia lì. Come secondo elemento positivo aveva quello di dare alle persone, ripeto, chiuse in casa a forza, la possibilità di in qualche modo di partecipare e di tornare a far vedere la propria presenza in strada, la propria presenza agli altri. Così niente, vado avanti. Così niente, abbiamo fatto un evento Facebook, perché ovviamente i canali di comunicazione in quel periodo erano esclusivamente quelli su internet o quasi, e abbiamo fatto un evento Facebook che si intitolava, mi pare, Ci metto la faccia, invitando le persone che avrebbero voluto partecipare in condizioni normali alla festa a mandarci una loro foto con l'impegno di stampare questa fotografia e di attaccarla in strada, in particolare sulle colonne della strada, proprio a dimostrazione del fatto che anche se non si poteva essere presenti di persona, comunque si voleva comunque dare un segnale della propria partecipazione, ecco, diciamo così. Anche sulle modalità dell'attaccare fogli in strada abbiamo dovuto pensare a come fare, perché sembra una cosa molto semplice e banale, ma in quel momento in realtà era tutto impedito. Io spero che ve lo ricordiate, insomma, che questa cosa non sia stata troppo digerita o dimenticata o interiorizzata, perché era una situazione veramente molto strana, insomma, diciamo così, surreale rispetto a quello che era sempre stata la vita di tutti noi. Quindi sempre con la paura dei controlli, di essere fermati, dei carabinieri, eccetera, ho iniziato io, perché ho dei cani, no? Allora i cani normalmente vengono vissuti come un impegno, come qualcosa di molto scomodo, ma durante il lockdown e il coprifuoco mi hanno molto salvato, mi salvano tutti i giorni, però in quella situazione ancora di più, nel senso che avere il cane era un lascia passare per uscire di casa e girare per strada. E quindi ho iniziato io a stampare un po' di fotografie, adesso non mi ricordo, 40-50 fotografie, e ad uscire di notte, tipo verso mezzanotte, l'una, con il cane da una parte, io ne ho 6 di cani, ne portavo fuori uno alla volta, no? Allora, in quel caso, nel senso che avevo il cane da una parte e le fotografie da quell'altra, scotch di carta, e iniziavo ad attaccare le fotografie pensando, anche lì sempre tornando al discorso di prima, come eravamo condizionati e oppressi dalla situazione, pensando anche lì di giustificarmi a fronte di eventuali controlli e fermi, dicendo sto portando fuori il cane, quindi non sto attaccando cose ma sto portando fuori il cane. Ho fatto questo per 2-3 sere, e dopodiché c'è stato, per quello che era possibile, il passaparola in strada, c'è stato, come dicevo, l'evento su Facebook, e ci sono state queste prime foto attaccate che la gente ha iniziato a vedere.
E anche lì l'invito qual è stato? Era quello di dire soprattutto chi risiedeva lì, aiutateci a coprire tutte le colonne, tutta la strada, magari mentre andate a fare la spesa, no? Andate a fare la spesa, mentre andate o tornate, attaccate una foto, due foto, tre foto, insomma fate qualcosa, fate quello che potete in modo che riusciamo a lanciare il progetto e così a riempire un po' tutto. E appena, proprio dopo pochissimo, appena la gente ha visto che qualcuno stava facendo qualcosa, al di là di quella che era la situazione, di quelli che erano i regolamenti, eccetera, e le persone hanno risposto subito. E quindi, oltre ogni più rosea, non so, aspettativa, veramente in pochissimo tempo la strada si è riempita, ci sono arrivate su internet tantissime fotografie, le persone ci mandavano la fotografia, noi la stampavamo in formato A3, in bianco e nero, e l'attaccavamo. E fino al punto, mi pare già 3-4 giorni prima del 25 aprile, di chiedere alle persone di non mandarci più fotografie perché non sapevamo più come fare più ad attaccarle, non c'era più spazio, insomma ne sono arrivate tantissime, nell'ordine 700, 800, 1000, qualcosa del genere. Dopo anche lì ovviamente, siccome non c'è niente che vada mai bene a tutti, insomma diciamo ci sono state delle critiche, nel senso che c'è chi ci ha detto ma qua si va avanti solo per la cultura dei selfie, piuttosto quello chi ha detto ma qua sembra un cimitero, eccetera eccetera, no? In realtà la faccia di tutti questi, l'iniziativa è piaciuta moltissimo, ed è soprattutto stata la soluzione inaspettata per garantire ancora una volta, in condizioni impossibili, non avverse ma impossibili praticamente, la partecipazione che noi cerchiamo sempre di garantire per il 25 aprile. Grazie. E da questa esperienza incredibile è nata l'idea di realizzare un libro, che è appunto, secondo me, la cosa particolare di questo libro è che appunto è una testimonianza di un evento che si spera sia unico, che non accada mai più, come quello della pandemia, però appunto della partecipazione delle persone in un clima in cui la partecipazione era vietata, e avere un libro stampato con tutti i lavori anche fatti dai bambini, insomma è una cosa che è storica, perché chi lo ha in casa, chi lo prende, chi lo compra lo avrà e rimarrà come fonte storica anche di quello che è successo in questo 25 aprile a Bologna, e di una forma di partecipazione diffusa nonostante appunto il Covid e le condizioni che vietassero la partecipazione. Quindi secondo me questo qui è un libro in vendita lì allo Spazio Libri a 5 euro, casualmente proprio lì. E niente, sulla questione di questo libro non so se vuoi aggiungere qualcos'altro. Due cosine, vabbè, la prima è che insomma, per dare a Cesare quel che è di Cesare, quest'idea di cui ci ha parlato Federico è stata un'idea di Federico. Io devo anche ammettere che quando mi scrisse parlandomi non avevo neanche ben capito, io la prima cosa che ho pensato è per me è una cazzata. In realtà è stata una delle cose più belle, no? Quanto anch'io riesco a essere lungimirante, è stata veramente una cosa clamorosa, e qui si parla del 2020 ed effettivamente vedere questa risposta in questa strada, perché era surreale il clima che c'era fuori, veramente, insomma, poi Federico l'ha descritto meglio di me. Io magari gli farei dire due parole anche sul 2021, perché in realtà questo libro racchiude due edizioni di Fratello Resiste, che sono le due edizioni tra virgolette pandemiche, che sono appunto quella del 2020 di cui ha parlato adesso, e poi nel 2021 abbiamo lanciato un qualcosa di leggermente diverso, era una situazione più libera, per quanto appunto quando c'è stata il 25 aprile
si poteva stare in strada tra il sì e il no, perché in teoria eravamo ancora zona rossa, i locali stavano riaprendo, le prime riaperture sono partite proprio dal 26, però ecco appunto mentre il 25 aprile del 2020 è stato incentrato su questa iniziativa del mettici la faccia e quindi tutti potevano mettere delle loro foto, nel 2021 è stato un qualcosa che invece chiedeva un contributo diverso, che poteva essere appunto una poesia, un disegno eccetera eccetera, coinvolgendo anche scuole, e da lì poi ci siamo allargati a centri anziani eccetera. Adesso io magari farei dire due parole anche su questo. Nel libro raccoglie diciamo i contributi fotografici di queste due edizioni qua, con una piccola introduzione che spiega quello che abbiamo appena detto, diciamo, in modo più stringato. Sì, allora, io ovviamente prima mi riferivo all'edizione del 2020, cioè la prima. Aggiungo che l'edizione del 2020 non è stata solo quella di attaccare le foto in strada, ma l'abbiamo accompagnata anche con degli striscioni e con uno slogan che diceva, vabbè, che è lockdown capitalism, ma diceva, mi pare, emergenza, casa, reddito, scuola, salute, socialità, ora, adesso, lockdown capitalismo. Ovviamente se la questione foto è andata benissimo e ha avuto molto risonanza sui giornali, sulla rete eccetera, anche perché, ripeto, era l'unica cosa che stava, la prima e l'unica cosa che stava succedendo a Bologna, tutto il resto dell'appello, quindi quello che ho detto prima, cioè tutto il messaggio riguardante l'emergenza, no? Perché il lockdown non solo comportava il fatto di non poter stare in strada e di non partecipare alle iniziative, ma comportava molte problematiche legate appunto al lavoro, alla casa, alla possibilità di pagare l'affitto, all'impossibilità di trovarsi con gli altri, a quelle che erano le emergenze riguardanti il sistema sanitario nazionale eccetera. Ecco, tutta questa parte, ripeto, se quella delle foto è andata da Dio perché così faceva molto notizia, faceva molto colore, tutto il resto del messaggio ovviamente, come prevedibile, come sempre, è andato assolutamente inascoltato e non è stato messo in risalto da nessuno, da nessun organo di informazione eccetera. Così come le foto più lo slogan più gli striscioni, in realtà erano come risultato finale, in realtà erano una sorta di installazione artistica, cioè era molto bello anche da vedere, ma anche questo ovviamente non l'ha notato nessuno. Adesso le diciamo le cose perché sì, tutto bello, l'iniziativa è andata da Dio, ma c'è sempre qualcosa che passa nel messaggio e qualche altro messaggio che purtroppo non passa mai, non viene colto o non viene fatto passare. Rispetto l'edizione del 2021, invece, quindi quella seguente, le condizioni più o meno erano le stesse, con l'unico vantaggio che ormai tutti conoscevano sapevano cosa avevamo fatto nel 2020. Non abbiamo avuto altre idee alternative, ci è venuta solamente in mente di sviluppare quello che era stato il progetto dell'anno precedente, quindi di dire questa volta, invece di attaccare foto, selfie e quant'altro, cerchiamo di tornare a porre l'attenzione sui contenuti del 25 aprile, no? Quindi liberazione, costituzione, resistenza e quant'altro. E quindi cerchiamo di dire alle persone, sì, vogliamo che partecipiate, ma nel partecipare
se avete voglia impegnatevi un pochino di più, no? Cioè, mandateci un vostro contributo che faccia capire cosa pensate, come la vivete, cosa vi raccontate in famiglia, cosa vi raccontate a scuola, eccetera. Quindi abbiamo prima cercato di coinvolgere le scuole, dalle materne alle superiori, solo che anche lì appena abbiamo mandato il comunicato cercando di spiegare a tutti cosa volevamo fare, la scuola è andata in DAD e ovviamente questo ha complicato di molto le cose, no? Perché un conto per un insegnante è dare un compito, cercare di spiegarlo, farlo svolgere in presenza e riceverlo e ritirarlo in presenza, e un conto è fare tutto questo online, diventa ovviamente tutto molto molto più difficile. A quel punto, per cercare di allargare, diciamo, la cerchia dei possibili partecipanti, ci è venuto in mente, ed è stato assolutamente questo un fatto positivo, ci è venuto in mente di andare a chiedere anche agli anziani ricoverati nelle strutture semiresidenziali e residenziali, agli anziani che in qualche modo in quel momento erano più raggiungibili degli studenti, proprio perché stavano in struttura come fossero a casa, insomma, non erano in DAD e quindi erano lì presenti. Oltre a minori e anziani, abbiamo poi anche in questo caso girato l'appello a tutta la città, quindi ai singoli, alle famiglie, eccetera. Anche in questo caso è andata molto bene, perché ci sono arrivati un mucchio di lavori, ripeto, scuole materne, elementari, scuole medie, superiori, 3-4 licei almeno, gruppi socioeducativi, centri diurni per anziani, case di riposo, case protette per anziani, qualche gruppo sportivo, insomma ci sono arrivati lavori un po' da tutte le parti. Anche questa volta ce ne sono arrivati pure troppi, non sapevamo come fare, come pubblicarli, come metterli, e infatti anche nel libro c'è solamente una piccola parte, una piccola così rappresentanza di tutto quello che era in strada. E questa volta l'evento, il progetto, l'abbiamo chiamato La bellezza di resistere, che appunto è il titolo del libro. Poi per fortuna l'anno seguente siamo tornati a fare la festa, anche perché non avevamo più idee, onestamente, nel senso che cercare di far partecipare le persone quando le persone non possono star vicine, non possono comunicare, non possono partecipare, ovviamente non è facile. Però diciamo, in attesa che torni il presentatore, perché sennò devo parlare per ore e ore, diciamo che che tutto sommato, canto qualcosa, diciamo che tutto sommato l'esperienza anche nell'emergenza è stata ottima, perché siamo riusciti a continuare a far resistere il fratello, insomma, diciamo così, no? Sarebbe stato per noi tragico avere 2 anni con la strada vuota, senza nessun tipo di contributo, di idea, di proposta. Perché non va? Perché è andata via l'energia elettrica. Ah, è andata via l'energia elettrica. Vabbè, allora è stato io. Niki, sono stato io, sono stato io che sono venuto lì a parlare con te. Oh, eccoci, adesso se arriva il presentatore, si è risolto il problema con le salsicce. No. Sennò io e Federico siamo bravissimi, cantiamo una Vattene amore eccezionale, se volete ve la facciamo a cappella.
No, allora, l'ultimo tema interessante rispetto al fratello Resiste è il discorso di quello che è successo con l'edicola Lino, cioè nel senso che anche appunto ulteriormente a smentire le voci che dicono che il fratello Resiste è soltanto una festa in cui si beve e basta e non c'è nessun pochi contenuti, invece il discorso dell'edicola è di grande impatto, quindi l'operazione che è stata fatta è una grandissima cosa. Non so se ci volevi un po' raccontare com'è andata. Ma adesso è un discorso un po' lungo quello dell'edicola. Comunque in Fratello c'è questa edicola storica, l'edicola gestita da Lino, che è un po', diciamo, un punto molto importante della strada, anche da un punto di vista di socialità, perché insomma è un po' un luogo speciale. E questa edicola versava in grosse difficoltà economiche. Diciamo che il ruolo che abbiamo avuto noi è stato quello di subito dopo la festa, è scoppiato, diciamo, il problema in modo molto contingente, nel senso che l'edicola stava per andare in sfratto esecutivo, c'era bisogno di, diciamo, tamponare, di fermare, insomma di cercare di mettere subito uno stop per evitare appunto che si interrompesse subito la cosa, e noi abbiamo partecipato dando 7.000 euro, che erano la grossa parte dei ricavi, perché diciamo che Fratello Resiste è una giornata in cui guadagnano tanti, ma l'associazione è quella che guadagna meno di tutti. E quindi noi comunque abbiamo deciso di partecipare, perché ci sembrava giusto mettere i soldi per tappare il buco, consci del fatto che comunque dovevamo ancora pagare una marea di spese, insomma, perché di anno in anno la festa diventa sempre più grande e insomma ci sono tantissime ed è molto costosa, insomma. E quindi noi comunque a fronte di questo abbiamo subito messo i soldi, poi ovviamente abbiamo cercato di far partire in collaborazione insieme al centro sociale, che poi ha avviato invece tutto un percorso più strutturato, il centro sociale della pace di Via del Fratello, che ha avviato un discorso molto più strutturato per mettere in piedi un'operazione di rilancio dell'edicola, mantenendo la stessa gestione, quindi mantenendo Lino, eccetera eccetera, e con altri soggetti della strada per rientrare di questi soldi. Noi abbiamo semplicemente, diciamo, anticipato, visto che in quel momento li avevamo, dei soldi per salvare l'attività. Questo libro qui è una delle tante piccole cose che noi facciamo per autofinanziarci, quindi ovviamente quello che riusciamo a ricavare dalla vendita del libro rientrerà nel capitolo del rientro, appunto, di questa spesa che abbiamo sostenuto. È anche attivo un crowdfunding che si possono trovare, adesso non mi ricordo il sito, comunque si possono trovare gli estremi sia sulla nostra pagina Facebook che su quella del Centro Sociale La Pace, se poi si vuole approfondire di più il discorso, e basta, insomma. Perfetto, allora vi ringrazio per essere intervenuti e auguro a tutti un buon proseguo di serata, appunto.